Buongiorno a tutti gli spettatori, oggi siamo qui dal Michele Darida per raccontarvi la 26esima giornata del campionato di prima categoria. Si affrontano la capolista Castel Sant'Elia contro la Waspac Italy. Primo possesso, come detto, Castel Sant'Elia, che parte subito con un schiale arbitro. Parte il numero 10, il traversone all'interno dell'area, la tocca con il ginocchio, se non erro, proprio Arenella. Si dispera infatti, perché era buona questa occasione per la Waspac. Parte Di Battista con il mancino, palla forte sul secondo palo, in due a saltare, l'ha toccata comunque il giocatore, poi Patrizzi non riesce a trovare lo specchio. Dalla parte opposta Merli, che reclamava il pallone, un po' ci ha messo tanto qui Marinucci, poi il contrasto direttamente sul pallone, esce anche Arenella, vediamo alla fine chi arriverà a fare il passaggio giusto. Merli in possesso palla, sempre per la Waspac, con Arenella che va a occupare quello spazio, a dare una mano anche sulla fascia ai compagni. È salito quindi il capitano Grego, se la ritrova la possibilità adesso per la Waspac, con Marinucci con l'esterno, palla che finisce sul fondo, la prima occasione per il 10 è stata deviata. Lancio lungo, Messina di testa, arriva prima dell'avversario diretto, adesso il tocco quasi a favorire Greco, che si invola a tu per tu con il portiere. Greco poi lo mette a terra il difensore con il destro. Greco in due tempi, Migliorini aiutato anche da Dimitri. Greco aveva fatto bene a sterzare, poi non è riuscito a dare forza nel momento del tiro. Di Battista, cross in mezzo, in tanti a saltare, va Borromei e trova il gol che sblocca la partita e fa esplodere il settore dei tifosi del Castel di Sant'Elia. Passa avanti quindi la formazione di casa al minuto 32, che riparte per la formazione di casa, ancora c'è da sulla destra, Lavagnini non tocca, bravo Aleggiani a non farsi scavalcare, Giannone in controllo, spazi adesso che si sono un pochino aperti, la possibilità infatti è per Baldestein di salire, fa il movimento Greco davanti a lui, invece il suggerimento è per Ferranti, che comunque va a mettere la testa, anche Greco anticipato però da Breccia. Di Battista non si passa con Giannone, che in due volte la riconquista, poi va anche al tiro Giannone, non era male questa volta perché c'era lo spazio per provarci. La chiusura però perfetta di Arenella, palla che finisce in out, chiude in attacco quindi il Castello in questo primo tempo con Persico, prova il suggerimento però c'è ancora grossa quest'altra parte, sempre Moretti ad arrivare in ritardo perché c'è Arenella ovviamente che chiude tutto. Greco a dare una mano, a lottare con Breccia, con il fisico Breccia ovviamente prevale, riesce anche ad uscire, quasi si impiccia il giocatore e Breccia ha provato il tiro a giro, palla che si spinge sul fondo, che occasione per il Castello. Messina arriva prima, l'azione ancora si svolge perché è regolare, la palla è gestita da Marinucci con il mancino ad allargare per Ruzzo, che si è creato un po' di spazio, la tiene in campo il numero 3, vediamo se c'è un'occasione ancora per la Waspac, cross in mezzo, è lungo per tutti, la tiene però Messina, forse la può rimettere da quest'altra parte, non c'è più tempo, arriva il duplice fischio del direttore di gara, forse quando poteva andare pericolosamente in attacco la Waspac, si chiude comunque sull'1-0 della Castel Sant'Elia. Parte Marinucci, cross in mezzo dalla parte opposta, vanno in due a saltare, la tocca Leggiani, quasi forse non si era accorto che il pallone era passato. Russo, lancio lungo a cercare Ferranti, la spizzata di testa per Messina, la riconquista però il Castello solo per un attimo, Russo si accontenta di una rimessa, secondo tentativo, rimettere ancora il pallone in gioco, alla fine analizzando il primo tempo, la Waspac sicuramente si sarà accorta che se la sta giocando alla pari, anzi forse qualcosa in più dei primi della classe. Greco, palla per Ferranti, fa il movimento Messina, invece la buona liberale dalla parte opposta, arriva proprio Giannone, la controlla, poi il tiro, palla che non si abbassa, la possibilità ancora per la Waspac. Cross da quest'altra parte per Patrizzi che la tocca, si era liberato dalla marcatura qui Patrizzi, la palla era un pelo alta, ancora avanti anche lui, sporcata da Messina, se la ritrova comunque Patrizzi, Mazzafoglia, un po' di libertà al centrocampo per il Castello, la diagonale perfettamente riuscita da Blasio, ancora la possibilità di andare di qua per Merli, è regolare la posizione, la domestica bene con il tacco, poi si invola scavalcando Oceda, forse lo allarga un pochino troppo, alla fine Oceda riesce a chiudere, palla però buona ancora per Russo, se la porta sul mancino, davanti è per Merli, sul destro Merli va con il tiro a giro, palla che si abbassa troppo dopo aver superato la traversa, la porta sul mancino quasi scoprendola, rischia di perdere il pallone, adesso per tutto campo ovviamente la Waspac che prova
a salire, la perde, la possibilità di contropiede per il Castello. Varenella non si lascia scavalcare, Messina un pochino in affanno su questo terreno, la palla sguiscia via, la possibilità adesso per Lavagnini di involarsi da quest'altra parte, in due a chiudere, Lavagnini entra in aria, Aleggiani davanti a lui, il tocco con un braccio evidente e vistoso di Aleggiani, arriva anche il calcio di rigore e il cartellino giallo per il numero 6. Patrizzi contro Camerota, fischia l'arbitro, parte il numero 9, il tiro, la risposta di Camerota, vediamo se si salvano, alla fine arriva il gol comunque di Moretti, più lesto di tutti a trafiggere nuovamente la Wolfsbach. Manucci, la scodella in mezzo, anzi no, è un tiro, bellissimo l'esecuzione, anche la risposta di Migliorini che si presenta dal dischetto, il 10, il tiro ancora, piattone, chiuso benissimo, c'è il gol che riapre la partita. Prima la butta in out, chiamato infatti di stare più calmo. Pensavo così ritrova lì palla, ora Merli, passa in questo caso l'11, la giocata di Manzini che riesce in un fazzoletto ad uscire, poi il tocco finale che non riesce, l'imbucata intanto è per Moretti che si invola superando anche Leggiani, ha scavalcato Camerota, la porta è sguarnita, palla che è finita fuori, si è fatto pure male, si è accasciato il numero 11. Grego si appoggia dietro a Blasio, cross da quest'altra parte, Oceta quasi scavalcato, potrebbe essere buona per Nelli che si coordina con il mancino, anche in questo caso fa la barba al palo, la prende Camerota ma non c'è più tempo, vince il Castel Sant'Elia, 2-1, ha tenuto molto bene, ha saputo resistere alle azioni della Wolfsbach, si è portata a casa questa vittoria importantissima per il proseguo della propria classifica, una Wolfsbach che sicuramente non ha sfigurato, meritava forse qualcosina in più, tutto rimandato alla prossima settimana.